importante che tutti possano condividere questo bene che è rimasto a noi dal passato. Io ho finito, se avete delle domande, se no cominciamo ad andare in giro a vedere. Direi che magari andiamo. Ci parlerà di Napoli nel Medioevo. Buon ascolto a tutti. Provo a spiegarvi una cosa particolare, perché di Napoli medievale si è parlato sempre pochissimo, per un problema culturale, per una frattura ideologica che c'è fra nord e sud, ma soprattutto per una grande frattura ideologica creata da Benedetto Croce. Benedetto Croce, quando ha scritto la storia del Regno di Napoli, e nel momento clou dell'unità nazionale, chiaramente ha preferito mettere da parte, rendere marginali tutta quella serie di realtà particolaristiche, autonomistiche, ma ricche di esperienza, che erano appunto i centri del Sud Italia. A questo poi si è contrapposto un altro nostro problema ideologico, che è quello di una storia con la S maiuscola, che è quella che viene ancora oggi interpretata nei nostri manuali scolastici o nei libri in genere, che è quella della fantastica società comunale. Un nord sviluppato, il nord dei grandi comuni, delle signorie, il mondo della banca nascente, il mondo del capitalismo, o ancora meglio, il mondo delle grandi figure come Lorenzo il Magnifico, per dirne una. Siamo qui a Milano, ne conoscete altrettanti, e invece una storia con la S minuscola, che è la storia del meridione, del mezzogiorno, una storia da raccontare ma con qualche titubanza. Lo sforzo che stiamo compiendo in questi ultimi anni, devo dire uno sparuto, è sempre più sparuto gruppo di storici locali del Sud Italia, napoletani come me o altre delle varie università del Sud, coadiuvati invece da una truppa molto più forte di storici stranieri, è quello di recuperare questa storia del Sud, cercando però di reinterpretarla secondo quelli che sono gli stilemi del Sud, quelli che sono i punti cardinali della storia del Sud. E allora, tutta questa premessa per dire cosa? Che oggi vi parlo di una storia molto particolare, unica, sconosciuta, che ha come epicentro non la Francia, il Nord Italia, i Franchi. Con questa gente, la gente del Sud non aveva niente a che fare, perché in quell'epoca lì il Sud Italia era il nord del mondo, il nord del mondo civilizzato, il mondo dell'oro, il mondo delle ricchezze, il mondo del Corano, il mondo delle grandi città musulmane, dove la capitale era Baghdad. Per comparare, per capire quali sono le relazioni, dovete immaginare che Aquisgrana, la grande capitale dell'impero carolingio, una semicittà, una quasi città, una città che aveva le vestigia della capitale, ma non era una città, aveva 10-12 mila abitanti. Baghdad in quell'epoca aveva più di 1 milione di abitanti. Costantinopoli in quell'epoca aveva circa 1 milione di abitanti. Il Cairo aveva 700-800 mila abitanti. Immaginate una città che sorge, nasce e cresce in 50 anni. Di questa storia Napoli è una componente importante. Si chiama Tavola Strozzi. Ve ne parlo un minuto perché è un pezzo unico, l'unica descrizione pittorica che abbiamo di Napoli. Sapete questa che cos'era? Era il pezzo di un letto, era la parte di dietro di un letto che Filippo Strozzi, grande banchiere fiorentino, commissionò a Giuliano da Maiano e lo portò a Napoli, al re di Napoli, Ferrante d'Aragona, in regalo insieme ad altri oggetti.
era il pezzo di un letto, esiste proprio un documento che lo descrive, pezzo di letto con descrizione della città di Napoli. L'ho preso, anche se è una cosa che riguarda circa 400 anni dopo quella che è la nostra, la mia descrizione della città altomedievale, perché dice tre cose fondamentali. Parla di mare, parla di difese, torri, castelli, porte, e parla di un'altra cosa strana che c'è dietro, di terra. Questi sono i tre grandi pilastri intorno a cui si regge la fortuna di Napoli, che poi diventa la capitale di uno dei più importanti regni europei nel corso del Medioevo. Per chi la conosce, questo è Corso Umberto, il cosiddetto rettifilo, che è una strada che va dritta dritta dalla stazione fino a una piazza che è detta Piazza Bovio, che i napoletani chiamano Piazza della Borsa, perché noi abbiamo una allure economica che è quella che ci vantiamo anche noi di avere una borsa, ma funziona pochissimo, in maniera molto molto episodica, ma comunque c'è. Dietro, quello che potete vedere, tracciato in giallo, è una cosa straordinaria, è la pianta greca della città. Napoli è l'unica città al mondo dove si è conservata una consuetudine di vita, una continuità di vita dall'epoca greca fino ad oggi. Andate a vedere i palazzi di Napoli e trovate quella che gli architetti usano, questo termine bruttissimo, superfetazione, cioè la sovrapposizione degli strati. Ed è bellissimo perché vedete accanto al pezzo greco c'è quello romano, poi c'è il pezzo medievale, poi c'è un pezzo sopra il pezzo rinascimentale, poi la camorra c'è fatto tanti bei balconcini, ma comunque tutto fa storia. Questi sono gli elementi della storia cittadina. Questa pianta ippodamea è la pianta della città, è la pianta classica della città greca classica, il ippodamo. Arrivava fin dentro, e questo è i due porti cittadini. Il porto del Vulpolo e il porto di Arcina. Perché vi parlo di mare? Perché mare significa contatto. Se arrivo dallo spazio, mica c'ho sopra, sotto, destra, a sinistra, posso pure vederla così, no? E che cosa mi dice questa pianta? Mi fa vedere due cose fondamentali. La prima, quanto il Sahara schiacci il Mediterraneo. E quanto, questo è il Sahara, caratterizzato da questa cicatrice enorme che è il Nilo, che spinge sul Mediterraneo, che come vedete è un lago piccolino rispetto alle ampiezze del Sahara. Ebbene, questa impostazione era quella che vedevano gli uomini dell'epoca, il mondo lo reggevano così. Questo è il Nilo, questo è il Sahara e questa è l'Italia. Questa è la Sicilia, questa è la Sardegna e la Corsica. E questo è lo schiacciamento. Nel 1154 gli uomini, altro che Atlantico, il mondo è nel Mediterraneo, il centro è questo. Tra Baghdad, il Cairo e Kairouan, questo è il mondo. Per gli uomini dell'alto medioevo mediterraneo. E i franchi e i longobardi, ma erano barbari. Quando i viaggiatori arabi visitavano la pianura padana oppure andavano oltre, dicevano: oh, questi vivono nelle tende, peggio dei curdi. Arrivava fino a Napoli. Oltre oro non ce ne trovavate neanche tanto così. L'oro arrivava dal Sudan, da un posto che adesso è famigerato, adesso c'è la guerra del Mali, l'oro del Mali. Arrivava sotto tante forme, in barre oppure in polvere, lo chiamavano l'oro di Pagliola, oppure arrivava sotto forma di monete, soprattutto sotto forma di monete. Arrivava qui e dal nord dell'Africa, dal Cairo, eccetera, arrivava nel sud Italia. Perché arrivava nel sud Italia? Ecco, tutto.
tutta la forza dell'economia musulmana fu basata sull'esportazione di massa della sua moneta d'oro, che è questa. Andiamo ancora avanti. Ta-da, il tarì. Se andate alla Amalfi, trovate un bellissimo ristorante che si chiama il tarì. Vicino Nola c'è un grande centro commerciale che si chiama il tarì. Ma il tarì è una moneta araba. Veniva coniata nel Nord Africa oppure in Sicilia, con iscrizioni musulmane che dicevano non c'è altro Dio che Allah. E i cristiani che facevano se la prendevano? Come che se la prendevano? Di corsa! Perché il business as usual, dicono gli americani, il commercio è sempre il commercio. E in cambio di quest'oro, i napoletani che danno? Cosa hanno da dare in cambio dell'oro? Schiavi. I napoletani fanno gli schiavisti. L'accumulazione primaria napoletana è basata sugli schiavi, il must del commercio mediterraneo. Un eunuco costava più di tutti. La domanda era fortissima, l'offerta no. Su 10 bambini che venivano evirati ne sopravviveva uno. Esistevano veri e propri allevamenti di eunuchi. Questi bambini, quelli che sopravvivevano, venivano educati. Questi diventavano il meglio del meglio dell'amministrazione. I re normanni, sapete di chi si servivano? Chi erano i loro migliori ammiragli, i loro migliori generali? Eunuchi. Giustiniano, sapete quali erano i generali migliori? Narsete. Eunuchi. Cantavano, facevano poesia e soprattutto nel mondo musulmano, dove il Corano lo impone, erano quelli che potevano vedere le donne senza bambino. Come il padre, il fratello, il marito e gli eunuchi, perfetti per un harem. E quindi compriamo gli eunuchi e i napoletani vendono gli eunuchi e fanno i soldi. In questa no man's land, in questa terra di nessuno, i napoletani facevano mambassa. E i principi longobardi cercano di fare dei patti con i napoletani dicendo basta ruberie, per favore, non se ne può più. D'accordo, volete rapire qualcuno? Rapite i criminali, ma non le famiglie e i bambini. I napoletani fermano l'atto e continuano a fare sempre le stesse razzie, fregandosene totalmente. Il mondo però cambia e dal sud si comincia a esportare anche altro, non soltanto schiavi, ma anche legname, prodotti in ferro, perché nel sud del mondo, nel mondo musulmano, non c'erano armi. Il ferro era difficile da lavorare perché non c'erano alberi. Quindi, grande necessità di legname per le navi. Si andava a prendere questo legname in Calabria, in Sicilia. Le armi le fabbricavano i napoletani e le rivendevano ai musulmani. I famosi firagna, le armi dei franchi, che erano armi temibilissime, e non esisteva contrabbando, niente, prescrizioni ideologiche, religiose, no, si vendevano. Tessuti, seta grezza, che veniva prodotta soprattutto in Calabria, e poi tessuti in lino, che venivano invece prodotti a Napoli e esportati in tutto il Mediterraneo. E ancora, e questa è la cosa fondamentale, i generi alimentari, vino, grano, orzo, miele, olio, eccetera, eccetera, eccetera. Per farvi capire, questa è sempre quella famosa piazza Borsa di cui vi parlavo prima, il lino si macerava qui. Sapete come funzionava il lino? Il lino è una pianta molto inquinante. La si metteva a macerare, la pianta si apre, ma si tira fuori, poi c'è un lavoro di sgrassaggio, viene lavorato, eccetera, eccetera, ma è una cosa terribile che puzza, che non avete idea. Infatti la prima prescrizione dell'imperatore Federico II fu: levate questi fusari da qua sotto e metteteli a pozzoli, perché puzza la città, non si può vivere qui con questa puzza. Ma il lino è un prodotto di punta dell'economia napoletana. Chi lo esporta? Chi lo porta fuori? Gli amalfitani. I famosi amalfitani della Repubblica Amalfitana, che per primi
capiscono che fare commercio di questa roba con i musulmani conviene, e fanno delle belle colonie al Cairo, a Kairouan, a Costantinopoli, non ne parliamo, e portano vino, olio, miele, tessuti di lino, seta grezza, eccetera, eccetera. Esisteva un circuito industriale che andava dal sud Italia alla Sicilia, al nord Africa, e arrivava fino in India nel X secolo. Operatori amalfitani ed ebrei. Ecco, qua potete vedere il miracolo dell'economia della terra. Questo è il circuito economico virtuoso del Mezzogiorno d'Italia e di Napoli. Dal commercio si traggono capitali in monete d'oro. Questi capitali in monete d'oro non vengono tenuti fermi, chiusi nel cassetto e non investiti, ma anzi vengono investiti in nuove terre. Dopodiché queste terre vengono messe in produzione, quello che viene tratto dalla produzione viene messo in commercio. Ed ecco il circuito. Un circuito che ha questo trend, questo l'ho potuto misurare studiando, circa 1500 documenti relativi a Salerno, Amalfi e Napoli, di contratti di vendita di terra. 1500 documenti, pensate che per soli tre centri piccoli, Amalfi, Napoli e Salerno, pensate che tutta la pianura padana, nello stesso periodo i documenti ce n'è 65, entrano in gioco nuovi competitors, Genova e soprattutto Pisa. I pisani sono i primi che intuiscono le potenzialità di Napoli e infatti sono quelli che aiutano Napoli a combattere contro i normanni in modo da conservare l'indipendenza. E costruiscono un quartiere a Napoli, comprano magazzini, costruiscono una bella chiesa di San Giacomo dove vanno tutti quanti loro. Dopodiché arrivano i genovesi. Fino alla prima metà del XII secolo i genovesi a Napoli non se ne vedeva neanche uno. Dopodiché Genova diventa il principale interlocutore economico di Napoli. È una trasformazione epocale. Napoli cambia direzione, basta con i musulmani, ci orientiamo verso un nuovo mercato. Pisa e Genova. Napoli diventa ricchissima. Ma in questo lasso di tempo, che va dal 1260 al 1302, con la fine della guerra del Vespro, i napoletani per la prima volta e unica nella loro storia dicono: noi siamo al centro di questo universo mediterraneo e noi vogliamo che la politica sia mediterranea. Non a caso, quando viene costruito questo castello, il Maschio Angioino, viene costruito sul mare per far vedere a tutta Europa che ormai la prospettiva napoletana non era più quella limitata, racchiusa all'interno dello spazio ducale, ma era una vocazione mediterranea voluta appunto dai napoletani. Grazie.